sì. Allora, Airoldi, è finita 83-79, secondo tempo supplementare, cosa ne pensa della partita? Bah, purtroppo secondo me in generale è stata una partita falsata dall'espulsione che ho subito io e l'altro del Sassari. Era una buona partita, non era il caso secondo me di arrivare a un'espulsione così affrettata senza neanche avvisare. Però vabbè, detto ciò, la partita è stata abbastanza equilibrata, buttata da noi, a più 6 abbiamo preso 2 bombe, però dispiace, però naturalmente questo serve per fare esperienza, soprattutto per i ragazzi che oggi avevamo un esordiente, Spiccio e Andrei, e gente che non ha mai provato a gestire palloni e varie situazioni, quindi abbiamo perso una partita, potevamo vincerla, però vabbè, ci ha detto male. Sono tutte lezioni che servono per crescere e, come hai detto prima, Andrei è la sua prima partita, purtroppo non ha realizzato il canestro che tanto ambiva, però sono tutte cose che fanno crescere i giocatori che arrivano dalla sportterapia, arrivano dalla B e adesso ci troviamo nella A a giocare contro squadre diciamo più blasonate sulla carta. E a questo punto la classifica com'è messa? Beh, la classifica adesso piange un po', purtroppo era una bella occasione per staccarsi dalle ultime 3, è andata male, dobbiamo rimboccarci le maniche, anche se sabato prossimo andiamo a Cantù e quindi è abbastanza proibitiva la trasferta, ma anche quella serve soprattutto per imparare a giocare contro quelli forti e anche lì dobbiamo comunque avere un atteggiamento migliore. Qua l'unica cosa da dispiacere è che secondo me nell'ultimo quarto tempo supplementare, nonostante avessimo fuori parecchi dei nostri come loro, noi sul perimetro eravamo ancora più forti di loro. Ci è mancata l'esperienza per portare a casa questa partita. Peccato. Ci rifaremo alla prossima. Comunque grande partita, grande emozione, perché fino all'ultimo momento si è visto un gran bel gioco. Grazie. Dunque, grande partita, emozionante, fino all'ultimo momento grande gioco, cosa ne pensate? Com'è andata? Ma partita difficilissima, cioè, durava un altro quarto, non avevo più nessuno in panchina, avevo finito i giocatori. Bella partita, penso che il pubblico ci ha divertito, insomma, tre overtime così tirata, con canestri da 3 fatti bene, con schemi e tutto. È stata una bella, peccato per l'episodio iniziale che magari ha destabilizzato un attimo sia noi che Bergamo, e magari potevamo giocarla meglio ad armi pari tutti e due, dico, ecco. Però comunque questo è lo sport, ci sta, bellissima partita. E purtroppo quando l'arbitro fischia e ha ragione lui, di conseguenza è andata così, noi siamo felici di aver giocato una bella partita, anche se l'abbiamo persa, complimenti a voi di averla vinta e ci vedremo prossimamente sui campi, grazie. Grazie a tutti, saluti, grazie. Ciao, grazie.